puntate flagello. Ho con Clavis, eh? No, canca. Contro nobis qua di Bedford. Prova e studi. Quale? Nime so parvo. Di benessere. Gusta, gusta. Qui ti faccio. E schifo e mento la magna. Vedi. Venerdì di passione, ben ritrovati, passione per molti, per tantissime persone, quotidianamente. Oggi ovviamente per i cristiani cattolici c'è il ricordo dell'arresto di Gesù, abbiamo visto queste immagini tratte dal film Passions, di quanto gli è stato fatto e poi la presentazione a Cesare di quest'uomo, e c'è uomo, ma alla fine, secondo quanto si legge negli scritti dei cristiani cattolici, il popolo scelse Barabba. Allora, ben ritrovati amici e amiche che ci seguite dal Triveneto, vi ringrazio come sempre per aver scelto questo canale, per essere informati. La domanda che abbiamo posto ieri ve la ripropongo. Espellere immediatamente chi commette reati, perché i pakistani che ieri avevano detto il falso per ottenere il documento e quindi chiedere il permesso di soggiorno o comunque essere dichiarati profughi, a quei due se ne sono sommati altri quattro, quindi vuol dire che è una regola ben precisa. Adesso capisco perché arrivano qua i pakistani, comincio a capire perché arrivano. Ci sono state quattro denunce, io dico, ma perché bisogna denunciarli? Li si prende, li si porta alla frontiera a Milano, a Venezia, all'aeroporto e tornano in Pakistan, cioè non capisco, ma ne parleremo. Grave incidente stradale, apriamo quindi il giornale, ieri sera a Cessalto, un motorino si scontra con un'auto, perde la vita un sedicenne. Aveva appena terminato da Chirichetto la messa del Giovedì Santo quando sulla strada verso casa si è verificato il peggio. Terribile incidente stradale ieri sera attorno alle 20 a Cessalto in via Donegal. Un ragazzo di soli 16 anni, Diego Zago, era in sella al suo motorino MBK quando improvvisamente si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un ventenne di Motta di Livenza, ora indagato per omicidio stradale e negativo all'esame dell'alcol test. Il giovane, subito soccorso dai sanitari del SUEM 118, aveva riportato ferite troppo gravi per sopravvivere nonostante tutti gli sforzi dei medici. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri che ora dovranno chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Diego, che frequentava con il massimo dei profitti l'Istituto Tecnico Professionale Superiore di San Stino di Livenza, lascia genitori, fratello e una sorella. Ieri sera i rilievi di legge sono andati avanti per ore sul luogo dell'incidente, con il traffico in zona paralizzato. Un'altra giovane vita che si spezza, questa volta nel veneziano. È morto infatti il 15enne protagonista di un tragico incidente mercoledì a Campo Nogara. A
Alle 2.30 del mattino il cuore del quindicenne Alberto Bettin, coinvolto in un tragico incidente mortale ieri alle 18 a Campo Nogara, ha smesso di battere. Tutte le cure messe in atto dai medici per cercare di salvare la vita al giovane si sono purtroppo rivelate vane. L'incidente era avvenuto in Via della Pace in località Prozzolo. Il ragazzo era a bordo di una motocicletta enduro quando improvvisamente è uscito di strada, andando ad impattare contro un ponticello in cemento, riportando ferite al torace e alla testa. Trattasi quindi di una fuoriuscita autonoma, visto che non vi sarebbe il coinvolgimento di altri veicoli. Il giovane, che tra qualche mese avrebbe compiuto 16 anni, abitava a pochi metri dal luogo del sinistro dove ieri hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco di Mira e dove l'elisoccorso era sceso per trasportare il ragazzo all'ospedale all'Angelo di Mestre. Cordoglio questa mattina a Campo Nogara, località scossa dall'arrivo della tragica notizia. Rimaniamo in tema di sicurezza stradale, perché l'assessore regionale del Veneto De Berti ha firmato accordi con diversi comuni con un contributo di circa 6,5 milioni di euro, e questo per la realizzazione di opere per 15 milioni sempre nella regione Veneto. Ascoltiamoli. In 2 anni di ricevimento dei sindaci la costante era il problema della sicurezza stradale, quindi appena ci sono state le risorse, il bando è stato quello dedicato alla legge 39 sulla sicurezza stradale. Sono contenta perché molte delle criticità che mi erano state segnalate in questi anni sono state finanziate, quindi vuol dire che effettivamente anche i sindaci portavano avanti dei problemi seri e assolutamente urgenti. Adesso si scorre la graduatoria, con questi primi 6.460.000 abbiamo prodotto un indotto di quasi 15 milioni con i comuni finanziati nel 2016. Nel 2017 scorreremo la graduatoria di altri 7 milioni, quindi ci saranno più o meno un'altra quarantina di comuni che verranno finanziati, e credo che per la sicurezza stradale di tutto il Veneto sia assolutamente un intervento necessario. Il comune di Dolcino è un comune a nord della provincia di Verona, attraversato dalla statale 12 del Brennero, perciò è molto pericoloso per quanto riguarda dal punto di vista proprio dei pedoni. Abbiamo intenzione di sistemare due situazioni, una a Dolce, una a Ceraino e una a Peri, che riguardano proprio la messa in sicurezza dei pedoni e della strada. È sicuramente un bellissimo intervento, abbiamo già partecipato ad altri bandi della 39, siccome, come ho detto, siamo un comune molto lungo, 26 km di ANAS, di statale, perciò abbiamo veramente necessità di questi interventi. Intanto la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha sottoscritto protocolli operativi in tema di soccorso e viabilità per la terza corsia sulla 4. Non va lasciato nulla al caso, noi speriamo ovviamente di non attuare mai, di non applicare mai questi protocolli, però siamo pronti a tutto. Questi protocolli sono importanti perché individuano delle procedure da seguire automaticamente nel momento in cui si dovesse verificare qualcosa lungo il percorso dell'autostrada, laddove interveniamo e dove ovviamente, restringendo le carreggiate, non essendoci la via di fuga d'emergenza per diversi chilometri, dobbiamo appunto essere pronti a tutto. Quindi delle procedure che verranno applicate per deviare il traffico sia sulla viabilità ordinaria che sulla viabilità autostradale alternativa, e abbiamo messo insieme tutti gli attori di questo processo, dal 118 all'elisoccorso, passando per la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Autovie Venete, Autostrade per l'Italia e ovviamente la Prefettura, che ha coordinato l'iniziativa, che è stato il frutto di un lavoro fatto sul territorio. Questi protocolli applicano iniziative che sono state condivise con i sindaci, con i territori, per cui come ripeto, siamo pronti a tutti, auspicando di non doverli mai utilizzare. Si parlava del 118, questa struttura unica in Friuli Venezia Giulia per lanciare l'allarme e richiedere quindi i soccorsi. Però dopo l'entrata in vigore ci sono state molte proteste, anche ai nostri centralini si sono rivolte delle persone piuttosto incavolate, quindi piange il telefono. Pronto, numero di emergenza? Mi passa la questura? Attende, attende. Comando Carabinieri Tarvisio, ma dica. No, io cerco la questura di Udine. Ho sbagliato, torna a fare il numero, va?
Questo potrebbe, anzi leviamo il potrebbe, è capitato a diversi utenti delle province di Udine e Gorizia che negli ultimi giorni hanno chiamato il numero unico d'emergenza 112 attivato in pompa magna dalla regione Friuli Venezia Giulia. Moltissimi telespettatori di questa rete televisiva hanno subissato letteralmente il nostro centralino e la linea diretta per lamentarsi del disservizio occorso. Lunghe attese, errati passaggi di linea e snervanti qui pro quo che hanno, anzi stanno facendo venire diversi attacchi di bile allo sciagurato cittadino che cerca invano di chiamare le forze dell'ordine o i soccorsi per interventi urgenti. Noi ci abbiamo messo la satira perché questa fa male e in molti casi risolve alla radice il problema. La verità è che c'è poco da ridere e solo la mano amica ha evitato il peggio. Chi non lavora non sbaglia mai, ma è possibile, ci si chiede, che chi di dovere prima di farsi prendere per il naso ed evitare il ridicolo poteva fare un periodo di sperimentazione mirato per oliare al meglio la macchina organizzativa? Nel privato il padrone dice al dipendente: se non si sa fare, meglio lasciare strada a persone più preparate. Meditate, gente, meditate. Lui è il medico forense, il nostro opinionista in sanità, Giovanni Del Ben. Bentrovati. Oggi mi sono sentito chiedere da molte persone ma quale sia la modalità di morte in croce. Nell'immagine del Rinascimento che vediamo, e fra le quali anche quello del Pordenone, chi gli ha insegnato, e il Mantegna, è trovato un po' la rappresentazione di alcune di queste morti in croce. Allora, se noi andiamo a cercare sui attuali testi di medicina legale, non troviamo più descrizioni di questo tipo di morte. In quelli che ho, sui quali ho studiato io, pur non essendo vecchissimo, c'erano ancora degli riferimenti a questo e collocavano la morte da crocifissione come le morti asfittiche, perché in qualche modo si provocava la impossibilità del torace, del mantice toracico, di poter cambiare l'aria sui polmoni, perché si diventava stanchi, impossibilitati appunto a muovere la gabbia toracica o a muovere il diaframma. Questo cosa provocava sulle persone? La prossima immagine ci dà un po' un riassunto di questo, perché ovviamente non si moriva solo in questo modo se in croce, ma anche era in uso un'ipotesi di essere appesi a un palo, ma le condizioni erano sempre quelle. Allora, è chiaro che l'insufficienza respiratoria era la prima causa di morte, ma potevano anche associarsi quelle uno scompenso cardiocircolatorio, siccome durava tanto anche l'esposizione alle intemperie, diciamo che potevano anche esserci rapaci fuori, comunque una serie di morte, ma con una agonia lunga e una bruttissima morte. E allora questa morte, che veniva così preceduta da sofferenze, veniva usato molto all'epoca dei romani, specialmente per dare un esempio e sedare insurrezioni, dare un esempio per dire guardate come finirete, tant'è che si racconta anche di, contro una insurrezione di schiavi, di centinaia di morti che rimanevano crocifissi lungo la strada. Tant'è che Cicerone diceva che uno dei peggiori patiboli modi è i cittadini romani non potevano essere uccisi per crocifissione, ma questa era lasciata agli schiavi o agli stranieri. Detto questo, facciamo ancora un passaggio, perché se la pena di morte deve essere applicata, a prescindere dalle opinioni, comunque deve avere un rispetto per le persone, si può fare anche in modo rapido, senza dover chiedere come una volta a quello che veniva con la lancia di perforarti il cuore, oppure quello che ti rompeva le gambe a suon di bastonate o di mazzate, perché in questo modo questa lunga agonia diventava meno di sofferenza e meno disumana. Buona Pasqua. Grazie, appunto, grazie a Giovanni Del Ben, auguri anche a lui, medico forense, il nostro opinionista in sanità. Esce dal carcere e cosa fa? Va a casa? Ma no, torna a rubare. Si vede che il carcere non ha funzionato, nemmeno il tempo di rigare dritto, come si dice in questi casi, è la sorpresa. I carabinieri del nucleo radiomobile di Udine, a seguito di una richiesta pervenuta all'utenza 112, sono intervenuti presso il centro commerciale Corte Smeralda di Tavagnacco, dove hanno identificato un 38enne cittadino comunitario che in concorso con un'altra persona era riuscita a dileguarsi dopo aver asportato due paia di scarpe occultandole all'interno di una borsa schermata.
L'area furtiva del valore di 360 euro è stata restituita ai proprietari. L'uomo è stato arrestato nuovamente per l'ipotesi di reato di furto aggravato e verrà processato con rito direttissimo. Furto alla concessionaria Sina di Pordenone, i ladri sfondano il cancello e rubano. In un primo momento, per la verità, quando il servizio è stato registrato, sembravano fossero 5, 6, addirittura 8 le auto rubate. Poi alla fine, proprio prima di scendere qui nel telegiornale, nei nostri studi, è arrivata la notizia che è solo stata una vettura portata via. Il servizio. Ladri in azione questa notte al concessionario Sina di Viale Venezia a Pordenone. Usando un potente SUV Alfa Romeo Stelvio come ariete in retromarcia, hanno sfondato il cancello posteriore della concessionaria dopo aver segato con una flex le giunture. Quindi si sono messi al volante delle auto nuove, arrivate da pochi giorni e ancora ricoperte dalle protezioni, e sono scappati. Il furto è stato scoperto stamattina alla riapertura della concessionaria. A lanciare l'allarme un vicino che, uscendo di casa, ha notato il SUV abbandonato e il cancello di vetro. I malviventi, per aprirsi la via di fuga, dopo aver forzato maniglie apri porta e porte di 8 vetture, tra le quali un furgone, parcheggiate una di fianco all'altra all'altezza dell'ingresso secondario, le hanno spostate qualche metro più avanti. Poi hanno scelto le macchine da rubare, quasi tutte di valore superiore ai 40.000 euro. Ancora da quantificare in via definitiva il danno subito. In concessionaria stanno facendo l'inventario, ma sembrerebbe che le vetture rubate siano almeno 5. Sul posto la polizia di Pordenone con gli investigatori della squadra mobile, la squadra volante e la scientifica per i lievi. Gli investigatori stanno dando la caccia a una banda composta da almeno 6 persone. Un complice potrebbe aver accompagnato sul posto il gruppo criminale. Ma c'è anche qualcosa, no, in più da dire? Che c'è una, cioè, quindi una sola auto alla fine è stata portata via. Ma mi pare che qualcuno c'era all'interno, no? Almeno così. Direttore, allora, per motivi di sicurezza, appunto, Sina già da diverso tempo tiene un guardiano notturno. Adesso non si sa se sia armato o meno, tra altre cose è uno straniero. Non sappiamo, ovviamente, nulla in merito. Lui non ha sentito nulla, appunto, di quello, cioè, che è accaduto. Dopo da giù quel, ma il cancello lo hanno livelto o la macchina ha fatto come da ariete? Da ariete. La macchina ha fatto da ariete, nessuno ha sentito nulla, compreso appunto i vicini appunto di casa, che abitano in via Budoia, e nemmeno appunto questo guardiano, ovviamente interrogato a lungo dagli agenti della questura. Vabbè, ancora furti ai danni degli anziani in Friuli. Ancora furti perpetrati ai danni degli anziani in Friuli. Negli ultimi giorni segnalazioni di tentati furti e andati a buon fine segnalati anche attraverso i social network. Con le solite scuse gli sciacalli prendono di mira le loro vittime anche durante il giorno, puntando il loro obiettivo verso quelle sole. A queste suonano il campanello e si presentano come brave persone alla ricerca di un futuro. Con una scusa banale il palo intrattiene la vittima mentre il socio opera in disturbo all'interno della casa facendo razzia di tutto quello che trova, oppure si fanno consegnare brevi mano contanti o gioielli dall'ignara persona dopo aver raccontato a lei la storia del lupo e l'agnellino. L'ultima, ma non ultima, vittima è un'anziana di 77 anni, residente in un comune del Friuli Collinare, che ha subito un furto di oltre 100 euro. Indagano i carabinieri. Furto invece in un rifugio alpino. E siamo a Feltre. Orribile a Feltre, furto d'alta quota al rifugio dal Piazza, dove sono stati rubati 150 euro di fondo cassa e una bottiglia di grappa. I ladri hanno rotto una finestra con un sasso e divelto il serramento per entrare all'interno della struttura fiore all'occhiello del CAI di Feltre, che lo ha dato in gestione ad Erika De Bortoli e al marito Mirko Gorza. Il periodo tradizionale di apertura va da metà giugno a metà settembre, ma visto il clima lo permette, i due titolari hanno iniziato ad accogliere i primi ospiti per Pasqua. A metà settimana la triste scoperta. Chiuso invece dalla questura un circolo privato a Udine. Vediamo il perché.
Amaro fine settimana santo per un noto locale ubicato nella periferia sud di Udine. Ieri sera gli agenti della questura del capoluogo, su ordinanza firmata in calce dal questore, hanno posto i sigilli all'esercizio per paventata operatività sotto mentite spoglie. È stato accertato che di fatto sia stato mascherato da circolo privato con lo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità. Il locale era anche privo di autorizzazioni sia per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia per le attività di spettacolo. Per 15 giorni è stata sospesa la licenza a operare come circolo privato, anziché riservato ai soli soci, era consentita la presenza in maniera indifferenziata, libera a tutti, senza tessera. La settimana si chiude ancora con polemiche a Pordenone dopo la marcia per i doveri che si è tenuta nella giornata di martedì 11 di aprile. Una marcia che ha visto circa 1000 persone parteciparvi. Abbiamo chiesto ulteriori lumi al sindaco Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone. Guardi, le polemiche sono alimentate da persone che vogliono fare polemica, non capiscono la gravità del problema. Adesso con la prefettura stiamo approntando tutto quello che è indispensabile per poter distribuire i profughi di Pordenone, ma anche per garantire il decoro di una zona come quella del Bronx. La cosa importante, questo è un compito sì del comune, è quello che poi queste persone non si riversino nei nostri parchi, quindi implementeremo l'utilizzo della polizia municipale, implementeremo gli orari, faremo in modo che ci siano anche guardie giurate private, quelle che hanno il contratto per il controllo dei parchi, che facciano una vigilanza ancora più stretta. Ho visto la risposta anche dei sindaci quando io ho proposto di mettere delle tende. Non ho detto che tutti devono mettere le tende, ho detto che i sindaci che non stanno adempiendo il loro compito devono alzarsi la loro sedia e devono cominciare a trovare degli immobili per distribuire questi benedetti profughi. Pordenone ha già dato e la linea continua. Oggi state fare un sopralluogo al Bronx, sono ancora lì, ma lì devono restare. Pordenone ha già dato tantissimo. È un paradosso che si accusi un comune che ospita il 400% dei profughi di non fare la propria parte. Gli altri, quelli che puntano il dito, incominciano a fare la loro. Archiviamo questo argomento per il momento. Domani è il sabato e dopodomani è Pasqua. Che augurio si sente di fare ai nostri telespettatori, ai pordenonesi, a quanti risiedono nel Triveneto? Beh, guardi, la cosa che mi viene in mente è di tutelare il bene più prezioso che abbiamo, è quello della salute, e poi ovviamente anche molta serenità. L'altro augurio che faccio anche a me stesso è di un clima politico più disteso. Vedo da parte delle opposizioni un rancore immotivato, devono rendersi conto, hanno perso le elezioni dopo 15 anni, credo che sia anche giusto dare la possibilità ad un'altra parte politica di esprimersi e dimostrare quello che è capace di fare. Penso che la gente si sia accorta, settimanalmente licenziamo delle delibere che riguardano la viabilità, che riguardano la ristrutturazione delle scuole, che riguardano la sosta, che riguardano la cultura, insomma ci stiamo rimboccando le maniche. Sono stati 5 anni di buio pesto a Pordenone e credo che un po' di luce si inizi a vedere. Che sia quindi una Pasqua di resurrezione anche per l'amministrazione comunale. Aggredita da 2 ragazze di colore, attimi di paura per una 15enne di Cavarzere, il padre sporge denuncia ai carabinieri. I carabinieri di Cavarzere sono al lavoro sul caso di una presunta aggressione ai danni di una 17enne residente del posto, raggiunta, secondo la sua ricostruzione, da un gruppo di ragazzi di colore mentre si trovava in bici a Rottanova, una località isolata nel comune della città metropolitana. Uno di loro l'avrebbe presa per il braccio e strattonata, facendola cadere a terra. Lei, sempre secondo quanto ha dichiarato ai militari dell'arma, si divincola e riesce a chiedere aiuto, attirando le attenzioni di alcuni residenti e convincendo il gruppo a desistere. Una volta arrivata a casa racconta tutto al padre, che si precipita dal sindaco e poi in caserma dai carabinieri, sporgendo regolare denuncia. Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa, ma la notizia si è sparsa solo in queste ore. Il gruppetto in questione potrebbe dimorare all'ex caserma militare di Conetta, ma non è escluso che possano essere anche soggetti con regolare permesso di soggiorno. Sul luogo del fatto non sono presenti telecamere, indagini in corso da parte dei carabinieri. Allora, furti, pensate, rapine e pestaggi senza motivo. A Bolzano una baby gang di ragazzini figli di immigrati terrorizza la città. Hanno tra gli 11 e i 16 anni. Non hanno paura nemmeno della polizia e dei carabinieri.
Non hanno paura di niente e di nessuno. Nonostante l'età, hanno infatti tra gli 11 e i 16 anni, stanno terrorizzando una città come Bolzano, solitamente tranquilla, ligia al dovere, rispettosa delle regole. In un territorio dove tra l'altro i furti sono in calo, così come il resto dei reati, ma il mondo cambia, anzi l'Italia cambia e come se cambia. Una baby gang sta scorazzando impunemente ed è composta da 15 persone, tutti figli di immigrati arrivati alla fine degli anni 90 dal Pakistan, dal Marocco, dal Perù e dall'Albania. Pestano coetanei, studenti che si dirigono a scuola e poi piccoli furti dei quali le forze dell'ordine sono a conoscenza e che loro malgrado hanno dovuto fronteggiare anche a fronte dell'ira di questi minorenni che non hanno esitato a sputar loro dietro, in un caso persino a ferire un poliziotto. La loro situazione è nota ai servizi sociali e quando qualcuno di loro è stato in comunità non sono mancati anche in quei casi situazioni di calci e pugni nella struttura. Tanto che persino il loro avvocato difensore ha rimesso il mandato, non vanno più a scuola e persino il GIP che ha seguito la vicenda ha parlato di allarme sociale e sfrontatezza nei confronti delle autorità. Quando poi si parla di doveri, la mancanza di educazione civica nelle scuole, prima di tutto. Una sana rappresaglia da parte dei genitori, per rappresaglia dico fargli il faccione così. In questo caso non esiste telefono azzurro, bianco, rosso. E soprattutto un'azione vera e reale delle forze dell'ordine. Non posso capire che un ragazzino ferisca un carabiniere. Confido sempre che la polizia e i carabinieri feriscano una baby gang che rapina. Cioè, e allora c'è questo caso oramai, no? Dei pakistani. Ieri ne hanno denunciati due, oggi ne hanno denunciati altri quattro. Allora, quattro cittadini pakistani perché, come i due di ieri, in concorso tra loro predisponevano falsa documentazione consistente nella dichiarazione di ospitalità finalizzata a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno inducendo il pubblico ufficiale in errore. Si presentavano nell'ufficio immigrazione della questura di Pordenone per rinnovare il foglio di soggiorno depositando una dichiarazione di ospitalità allo scopo di certificare il suo domicilio o residenza nella provincia. Nel corso dell'attività finalizzata alla verifica della documentazione prodotta al fine di ottenere il rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno, il personale della squadra mobile accertava che quanto riportato nella dichiarazione di ospitalità era falso, appurando che il proprietario residente nell'abitazione non aveva mai ospitato i cittadini stranieri in questione. Uno dei cittadini pakistani inoltre è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Cosa significa? Che qualcuno ha ottenuto tutto questo nei mesi precedenti. Oggi che c'è una verifica più reale, il tam tam porta ad avere l'80% di pakistani e 20% di afghani. Perché? Perché si è sparsa la voce che qui potevano ottenere. Invece il dado si è stretto. Ma questa mattina c'è stata una conferenza stampa, noi abbiamo qui l'assessore Emanuele Loperfido, dedicata insomma alla polizia locale e al personale GSM e GEA. Iniziamo dal personale, polizia locale. Per quanto riguarda la polizia locale, direttore, stiamo cercando di approntare un'organizzazione più razionale. Ormai la polizia municipale è sempre più oberata di impegni di tutti i tipi. Allora, visto che il personale, diciamo, dell'amministrazione comunale è molteplice sotto diversi fronti, quindi GSM e GEA, abbiamo pensato di fare in modo di razionalizzare gli occhi già presenti sulla città, ovvero gli occhi di coloro i quali la mattina con GEA vanno a pulire le strade, gli occhi di coloro i quali tramite GSM vanno a controllare i parcheggi lungo la città, di fare in modo che questo diventi un aiuto all'amministrazione comunale, facendo in modo che possano rivolgere al comando le segnalazioni più importanti, quindi fare in modo di costruire una vera e propria unità antidegrado, fare in modo che coloro i quali rilevino delle situazioni poco decorose per quanto riguarda la città possano segnalare il tutto a questa unità antidegrado. In questa unità antidegrado, anche nelle foto mi pare eccoli qua, e questa unità antidegrado insomma può andare a intervenire immediatamente per cercare di risolvere quelle che possono essere le situazioni poco piacevoli della città. Per fare questo abbiamo fatto un vero e proprio riorganizzazione della struttura, ovvero
GSM ha del personale sicuramente valido che conosce la città, abbiamo fatto in modo che possano essere riconoscibili tramite anche una nuova divisa, questa è la nuova, quella che vedete, la nuova divisa estiva che avranno. Il progetto è non disturba, disordine territorio urbano. Certamente, proprio per questo, ovvero vogliamo coinvolgere questo personale per contribuire a far sì che il degrado urbano venga contrastato in modo fermo. In tutto questo bisogna dire che anche la figura, l'aiuto della competenza da parte del dottor Stefano Rossi, nuovo comandante della Polizia Municipale, ha fatto sì che il tutto venga razionalizzato per cercare di essere immediati, essere concreti, cercare di intervenire immediatamente nei luoghi in cui il degrado della città è più evidente. Questo per quale motivo? Perché se c'è una unità che lavora dedicata a quel compito, possiamo avere più Polizia Municipale che si va a dedicare alle problematiche più impellenti della città che riguardano quelle della sicurezza e del controllo del territorio. La domanda, commisso, per... Senta, per i parcheggi invece? Per i parcheggi noi abbiamo fatto in modo che successivamente ad alcune simulazioni fatte da GSM, dall'assessore Burnic, dall'assessore Mirante, ovvero l'assessore al bilancio e l'assessore alla viabilità, abbiamo verificato la possibilità di rivalutare alcuni pagamenti, alcuni abbonamenti dei parcheggi e anche rivisto gli orari dei pagamenti dei parcheggi. Abbiamo razionalizzato, diminuito il numero di abbonamenti cercando di favorire l'abbonamento per i residenti e abbiamo cercato anche di trovare una nuova soluzione. Mentre prima il parcheggio si pagava fino alle ore 20, adesso durante i giorni lavorativi, quindi dal lunedì al venerdì, l'abbonamento, il parcheggio verrà pagato fino alle ore 19 e per quanto riguarda il sabato il parcheggio blu verrà pagato fino alle ore 18. Questo per quale motivo? Perché abbiamo cercato di favorire il commercio cittadino. Nel momento in cui un lavoratore termina di lavorare, presumibilmente per le 18:30, può venire in città, andare magari a comprare le ultime cose che gli servono prima di andare a casa e senza dover imbattersi nel costo del parcheggio, che è il vantaggio dei centri commerciali. Noi in questo modo facciamo in modo di favorire il commercio cittadino cercando di non far pagare il parcheggio blu la sera. Grazie Assessore. Grazie a voi. Code al confine invece tra Slovenia e Croazia dopo la sospensione Schengen da parte di Zagabria. Code lunghe fino a 10 km, attesa di 5 ore, sono i primi dati sull'attesa per il passaggio della frontiera tra Slovenia e Croazia con l'area a ridosso di Zagabria più danneggiata. Nel primo giorno del lungo weekend pasquale sono stati confermati i timori dei giorni precedenti, quando i governi di Lubiana e Zagabria hanno provato a dialogare per trovare soluzioni concrete ed evitare le file del fine settimana precedente. In seguito all'introduzione delle nuove regole per i controlli sistematici alla frontiera esterna dell'area Schengen, in Slovenia code anche per gli ingressi dalla Carinzia, con code che al momento hanno raggiunto i 4 chilometri. Io non voglio creare polemica, però quando sono chiamato in causa devo intervenire. Se poi la rete solidale è Pordenone, allora mi si tira per i capelli e io scendo in campo. Allora, il comunicato di solidarietà. Apprendiamo dalla stampa l'ennesimo attacco vergognoso alla nostra attivista solidale Luigina Perosa. Ad attaccarla in modo strumentale e ideologico il consiglio di maggioranza e dirigente scolastico Alessandro Basso, a seguito di un suo intervento come relatrice in materia di immigrazione e richiedenti asilo presso un liceo cittadino. Un intervento molto apprezzato dagli studenti, i cui rappresentanti ne avevano chiesto la presenza ad un'assemblea di istituto e non avevano dubbi perché conosciamo bene la competenza. Poi dice: Luigina Perosa, vittima spesso di illazioni, diffamazioni e insulti in forma di commenti che appaiono sotto apposta riguardanti l'associazione Immigrati, sei di Pordenone, se vuoi discutere, ma anche sotto il profilo di politici cittadini o di conduttori di TV locali, questi ultimi bannati più volte da Facebook, stessa per interventi considerati offensivi. Ah, ce n'è uno conduttore. Uno, number one. Quindi un conduttore televisivo. Mi riconosco perché sono stato io bannato, ma non per aver offeso la signora qui presente. Io non la nomino neanche. Io parlo di suffragette e quindi non è nemmeno un'offesa perché nei tempi lontani in America c'erano queste associazioni. Sbaglio, io non mi sono mai permesso, contestato sì,
ma mai permesso di offendere nessuno. Se Facebook mi ha bannato, la prima volta mi ha detto mi dava 30 giorni, dopo due giorni mi ha rimesso perché ha capito che stavo un attimo. Poi mi ha bannato per 30 giorni perché avevo nominato l'Islam e i terroristi islamici. Tutto qua. Quindi non ha nulla a che vedere. Quindi prima di scrivere, se Luigino Bettoli, perché poi l'ha pubblicato, mi chiamava al telefono, io le spiegavo in forma. Quindi non capisco, anche perché ho conduttori. Per la verità io ho il dono dell'ubiquità. In questo momento sto parlando alla TV, ma potrei essere anche in Germania. Non solo quello, potrei esserci anch'io, ecco perché giustamente il dono dell'ubiquità. Qui abbiamo invece il dirigente scolastico, ma nulla a che vedere con il lavoro suo. No. In questo caso lui è un consigliere di maggioranza, referente per l'istruzione col sindaco. Quindi mischiare le due cose è veramente... mi puzza di marcio, di zolfo. Anche perché non mi pare che ci siano state contumelie nei confronti della signora Perosa, o sbaglio? No, assolutamente. Difatti, lungi dall'avercela né con la Perosa né con la preside, che tra l'altro, essendo una mia collega e anche pure una persona che stimo, né nei confronti dei ragazzi che hanno chiesto di fare l'assemblea, è che la questione si è spostata. Tutto nasce dal fatto che c'è un'assemblea di istituto e viene invitata la signora qui, la Luigina Perosa di Rete Solidale Pordenone, per parlare di immigrazione. Basso dice, una volta che tutto scoppia, dice: ma scusate un attimo, capisco tutto, ma perché non invitare anche una voce differente? Perché altrimenti non è che la destra ha occupato il liceo, come fanno tante persone appartenenti a quelle associazioni, perché magari non vogliono che in quella scuola parli, non so, dico, un rappresentante di non lo so, di un qualche cosa che è più di destra che di sinistra. Non è che abbiano occupato il liceo, hanno solamente detto quello che stava accadendo, o sbaglio? No, assolutamente. Tanto più che mi è sembrato, come dire, piuttosto strano che vada a parlare Luigina Perosa, ripeto, con cui non ho niente, di una questione così delicata, senza pensare di chiamare tutte quelle persone che fanno parte delle istituzioni, anche non è detto che debba essere il comune, per spiegare ai ragazzi come funziona questa materia così delicata, che se sta dando così tanti problemi nel sistema paese e nel nostro sistema locale, probabilmente ha delle implicazioni che sono un po' più ampie di quelle che vengono rappresentate da una singola associazione, qualsiasi essa sia. Detto questo, la polemica si è spostata su un piano differente, ripeto, con la preside, poi tra l'altro l'ho anche vista il giorno stesso, ho detto guarda, io la penso così, gli studenti sono liberissimi, perché poi è stato giocato sul fatto, vuole tappare la bocca agli studenti, non è mio potere, non è nel mio potere farlo, nella mia intenzione, tra l'altro appunto nella mia scuola le cose funzionano anche bene, mi spiace dirlo a tutte le persone che sono intervenute in questi giorni. E poi ho trovato estremamente sgradevole, come ha detto lei direttore, il fatto di associare, e lo hanno fatto diverse persone, mi sono anche portato la lista di queste persone perché avendolo fatto pubblicamente possono anche essere nominate, hanno fatto mescolando il mio profilo professionale, che non è oggetto di valutazione di natura politica né oggetto di valutazione da parte di queste persone. Ma chi sono queste persone? Ma sono il senatore Sonego, ho letto la consigliera Giust, e quella della consigliera Giust francamente candidata sindaco, sì, mi ha anche un po' infastidito, proprio perché essendo una persona con cui ho condiviso per un certo numero di anni la professione docente, adesso io faccio un altro lavoro, lei continua a fare quello di docente, l'ho trovato particolarmente strumentale. Poi ovviamente gli esponenti, i guru del Partito Democratico locale sono intervenuti tutti, Bianchini non c'entra col Partito Democratico, con Ficconi, Salvador, la vice sindaca di un comune limitrofo a Pordenone, e tutti con questo mantra: è un dirigente scolastico, deve conoscere l'autonomia, come se loro sapessero cos'è l'autonomia, che tra l'altro viene nominata in maniera completamente impropria, perché la gestione dell'assemblea studentesca non ha niente a che vedere con l'autonomia, che è una questione organizzativa che riguarda
le prerogative del dirigente scolastico, però devo dire la verità che mi infastidisce molto il fatto che si sposti la dialettica politica, su cui si può dire qualsiasi cosa, nel senso che è lecito che loro dicano Alessandro Basso, esponente, quasi assessore, aspirante assessore, possono offendere per l'intera settimana, possono dire qualsiasi cosa perché sono una delle persone che sta a fianco di Alessandro Ciriani e guarda te, sono anche orgoglioso di esserlo, di fare questa quella cosa che faccio, però non devono permettersi di spostarsi sul piano professionale, perché questo lo trovo estremamente fastidioso e oltremodo scorretto. E quindi, come dire, l'augurio, sentivo il sindaco prima che ne fare gli auguri di buona Pasqua, si augurava anche di avere un'opposizione che lavora in modo differente, io lo rinnovo veramente, però su questo punto sarei molto fermo, eviterei di utilizzare ulteriormente la parola dirigente scolastico affiancata al mio nome per questioni politiche, perché mi sto molto infastidendo. Ma e anche valutando agirà dal punto di vista legale nei confronti di determinate persone, ma non ho nessuna intenzione di farlo, perché non voglio dare il destro. Poi tra l'altro, così, come dire, poteva anche divertirmi il fatto che un senatore della Repubblica addirittura avesse come dire, posto delle attenzioni nei confronti di un misero consigliere comunale, quindi la cosa potrebbe anche essere divertente, per cui da questo punto di vista assolutamente nessuna intenzione di fare alcunché. Però se dovesse continuare questa cosa, questo mantra ripetitivo, potrei anche valutare di farlo. Io vorrei vedere, però, io vorrei vedere se magari uno organizza un comitato studentesco, no? Organizza un'assemblea di istituto con il capo di Casa Pound per capire perché vengono minacciati, perché c'è questo scontro. Vengono a spiegare le origini di Casa Paolo. Pensa che possa... Verrebbe fuori la fine del mondo. Bene. Ma è giusto che sia così. No, ma dico sì, ho capito, però a un certo punto io dico, è giusto che sia così, però allora deve essere giusto per tutti. Sì, posso spiegarle, siccome perché in questi giorni, direttore, siccome in questi giorni tutti sanno come... E tutti si riempiono la bocca di tolleranza di qua e di là, però quello, poi alla fine... Quello fa parte della, come dire, di tante cose che vengono dette, però tutti in questi giorni hanno parlato di come viene organizzata un'assemblea studentesca. C'è chi le ha confuse con le assemblee sindacali, c'è chi richiama il 68, i decreti delegati. L'assemblea studentesca è sicuramente un diritto degli studenti. Loro hanno diritto di chiedere che vengano fatte delle proposte, questo avviene sempre, poi gli studenti giustamente sono all'interno di un sistema educativo e il sistema educativo con le persone che lo rappresentano devono fare in modo di spiegare agli studenti che quando si tratta di temi delicati, politici, di qualsiasi natura, ci deve essere la persona di figure esperte. Poi c'è tutta una questione anche pratica di criteri che il consiglio di istituto deve indicare, aperta e chiusa parentesi, il dirigente scolastico deve avallare in quanto responsabile della legalità di quell'istituto. Quindi non è vero che gli studenti prendono l'auditorium, si fanno l'assemblea, ma non dove? È assolutamente questa cosa, non esiste. Comunque, al di là di questo... Ma chi l'ha detto questo? Beh, guardi, vada a leggersi un po' di letteratura, si lega un po' di letteratura su Facebook in questi giorni. Guardi, ringrazio. Sono tutti dirigenti e qualcuno aspirante tale non riuscito. Però me l'ha tirata fuori dal cilindro. Ma io, questo è il mio lavoro, tirare per i capelli. Grazie, 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 auguri. Auguri, grazie. Allora, un grande uovo di Pasqua, questa volta, rotto dalle mani dei bambini presenti questa mattina nella piazza del quartiere del Sacro Cuore a Pordenone. Iniziativa voluta da quanti danno vita al mercato settimanale del venerdì, dall'assessore comunale dell'ambiente Boltin e dalla titolare del Bar Colombia, Nerina Marsonet, in Menuzzo. E qui abbiamo le dichiarazioni. Un'iniziativa per dare voce al quartiere, alla Nerina e a tutti gli agricoltori che stanno partecipando a questo bellissimo mercato del Sacro Cuore, quindi iniziative che verranno fatte nell'arco dell'anno continuativamente. Nerina, tu sei un'imprenditrice qui ormai da tantissimo tempo, come hai trovato questa iniziativa? Molto bella, molto solidale, anche per le persone, che qui è un borgo di persone tanto anziane e sole, che hanno anche modo di potersi ritrovare quel giorno la settimana per fare una chiacchierata, oltre che comprare di prodotti sani e buoni, ovviamente. Anche perché qui, no, assessore, manca da quando hanno chiuso il supermercato. Sì, siamo in trattativa adesso per vedere con la grande distribuzione se qualcuno riuscirà a riaprirci anche questo supermercato, ma il mercato rimarrà adesso 2 anni in maniera di prova, diciamo, e poi diventerà fisso. Sono tutti contenti, sia gli espositori che la cittadinanza, di questa nuova iniziativa. Speriamo che continui così. Prego l'ospite, l'assessore comunale Pietro Tropeano, commissario.
Assessore, tantissime iniziative nel giorno di Pasquetta, ecco, come vivere allora questo appuntamento in città? Quali iniziative? Certamente Pasquetta all'insegna degli eventi nei musei e nelle gallerie della città. Abbiamo proprio preferito che dalle 15 alle 19 tutti i nostri musei e le nostre gallerie di lunedì 17 di Pasquetta fossero aperti proprio per garantire ai cittadini di poter vivere la città anche culturalmente. Abbiamo il Museo Civico di Palazzo Ricchieri con i nuovi percorsi da vedere assolutamente, dove abbiamo appunto il Pordenone, abbiamo il Grigoletti, abbiamo le statue lignee di Pilacorte e soprattutto la mostra attuale di Alberto Magri, tutto era un caos al primo piano, al pian terreno. La Galleria Bertoia poi con la mostra di George Teige, una mostra che sicuramente dà molto a chi la vede, è una mostra significativa, una mostra di pregio. Il Museo di Storia Naturale, naturalmente con i percorsi del museo, ma non solo. Abbiamo l'altra mostra importante del CAI, del gruppo speleologico del CAI, Oltre le porte del buio, con immagini di esplorazioni in grotta molto importanti, ma non solo, abbiamo la ricostruzione proprio di ambienti speleologici. Il convento di San Francesco, ancora per i più piccini, dove abbiamo la mostra Le strade di Pulcinella con tutti i burattini del mondo, dove sono descritti, c'è proprio la storia dei burattini, quindi sono tutti invitati, sia adulti che bambini, a andare a vederla. Ed infine, naturalmente, per chi vuole fare una passeggiata, ed è giusto che sia così, il Museo Archeologico di Torre, con i resti della Villa Romana, i reperti dei primi insediamenti umani in tutto il nostro territorio. Quindi una Pasquetta all'insegna della cultura e naturalmente buona Pasqua a tutti. Assessore, proprio in 10 secondi, sarà una città blindata per motivi di sicurezza? Direi che sicuramente sarà una città con un'attenta sorveglianza. La città verrà sicuramente sorvegliata, perché è giusto che noi, come si è detto, viviamo in una città dove possiamo godere di tutto quello che ci offre, ma lo viviamo in tranquillità e in serenità. E c'è chi ci guarda e ci controlla. Grazie. Del resto, c'è anche il torneo Cornacchia e il torneo Gallini, c'è una formazione che arriva da Israele non ci sono solamente uomini capaci e bravi, non italiani che seguono, capaci e bravi, ma ci sono anche italiani e c'è anche il nucleo cinofilo. È chiaro. Grazie. Allora, la liturgia della Santa Pasqua ortodossa sarà celebrata invece domani, per cui dalle 23 fino al termine della manifestazione verrà istituito il divieto di circolazione in via delle Grazie nel tratto di strada compreso tra la rotatoria dell'intersezione con via Mestre San Giuliano e la rotatoria di fronte all'Hotel Santin. Il flusso della circolazione stradale sarà deviato in via Mestre e verso il ponte De Marchi secondo le rispettive provenienze. E ora andiamo ad ascoltare Monsignor Angelo Santarossa. Siamo nei giorni degli auguri, come succede per Natale, così succede per la Pasqua. Vorrei che fossero degli auguri un po' diversi dal solito. Questi giorni dove le famiglie si riuniscono, dove si approfondiscono i vincoli e il dialogo familiare, fossero per tutti i giorni, soprattutto senza paura. L'augurio che faccio a tutti: non abbiate paura. Un secondo pensiero va a tutti gli uomini italiani in divisa che sono in giro per il mondo per assicurare un minimo di sicurezza e di pace in paesi ancora oggi armati gli uni contro gli altri. Ma un particolare pensiero vorrei rivolgerlo alle nostre comunità, alla nostra gente, perché faccia quadrato vicino ai municipi e vicino ai campanili, vicino ai municipi per esprimere solidarietà ai sindaci e vicino ai campanili per ascoltare la voce del pastore, che ancora chiama la gente non tanto a un rito religioso quanto a una profondità di sentimenti, sperando che il buon Dio non si sia stancato di noi. E l'ultimo augurio, quello che mi ha colpito in questi giorni tra i biglietti che anch'io ricevo dalle persone per queste festività,
mi ha colpito il biglietto di una bambina di quinta elementare che, facendomi gli auguri di Pasqua, ha usato, come si dice, un superlativo e ha concluso non dicendo buona Pasqua, ma buonissima Pasqua. Allora buonissima Pasqua a tutti, a Telepordenone, ai suoi operatori, alle persone che sono nel dolore, nella sofferenza, in ospedale o in case di ricovero o nelle proprie case, perché trovino in questi giorni nella vicinanza non dei buonisti, ma dei buoni, quel momento di conforto e di serenità che ci permette ancora di guardare con fiducia non solo a una primavera già avanzata come vediamo, ma verso un domani che sia un po' più buono, un po' più sereno, un po' più tranquillo di ieri e che ci faccia soprattutto gustare la gioia del vivere, perché è importante vivere nella gioia, vivere nella serenità e vivere, perché no, anche nella pace. Allora buonissima pace a tutti e buona Pasqua. Due notizie purtroppo: incidenti sul lavoro e incidente stradale. Io parto con l'incidente sul stradale e mentre commisso sul lavoro. Tragico incidente attorno alle 18 a Fara di Soligo, nel Trevigiano, in via Castelletto. Un 49enne Massimo Flora, pensate, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. A bordo del veicolo due cittadini marocchini feriti in maniera non grave, rilievi eseguiti dai carabinieri. Mentre, prego velocemente, grazie. Tragedia nel pomeriggio di oggi in un'azienda dell'Alto Vicentino, dove un operaio di 25 anni di origini serbe residente nello Scledense è stato travolto e schiacciato da una lastra di ghisa pesante diversi quintali che all'improvviso si è lanciata dai supporti, colpendo in pieno il giovane. Purtroppo per lui i vani sono stati soccorsi. Alla vigilia di una giornata, sono cose queste che ti lasciano veramente l'amaro in bocca. Allora, domani il fisco d'inizio alle 18.30 allo stadio Ottavio Bottecchia. Facciamo un breve break. Perché? Perché il Pordenone incontra il Padova. È una partita decisiva, importante per il terzo posto in solitaria. Perché? Perché il Padova è reduce della sconfitta con il Venezia 1-0 in casa sua all'Euganeo, mentre il Pordenone è reduce da una bella vittoria 3-2 in quel di Fano. Domani dunque allo stadio Bottecchia si saprà chi domani sera sarà la terza, diciamo, in classifica in solitaria, e conta molto poi per quanto riguarda i playoff. Bruno Terino e il nostro attaccante Rashid Arma. Ma è una partita molto importante, bella, di cartello, però arriva come in tutte le altre occasioni, cioè con grande volontà, con grande spirito, dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, sapere che è una gara che dà tre punti anche quella con il Padova, seppur è una squadra, è comunque una partita sicuramente di alto cartello. Come stanno i ragazzi? È stata una settimana di un po' di acciacchi. Ho avuto qualche problema a creare intensità e anche quantità di lavoro, nel senso che abbiamo avuto per lunghi tratti Berrettoni, Padovan, Ingegneri, Pellegrini e Martignago fuori dei giochi, quindi per noi è stata una settimana piuttosto difficile, però ripeto, tutte le squadre hanno più o meno delle difficoltà nell'arco della stagione, in questo momento noi è piuttosto un prolungarsi, però siamo sicuri di aver fatto una buona settimana e di fare una buona partita. Il Padova che avversario è? Beh, è un avversario sicuramente ferito, da risultati più che da prove poco convincenti, quindi sappiamo che è una squadra molto muscolare, che si difende bene, che ha un'organizzazione, diciamo, totale di gioco e chiaramente ha dei giocatori sicuramente molto importanti, però li abbiamo anche noi e credo, spero, che sia una partita comunque ricca di emozioni e soprattutto di grande calcio. Che effetto farà ritrovare amici, insomma, come Giorgio Zamuner o giocatori, insomma, che hai avuto e che hai valorizzato? Sono delle persone a cui io sono molto legato, inutile negarlo, sono delle persone veramente che anche con l'andare della vita saranno sempre dei punti di riferimento, però a me non piace perdere neanche con mio figlio, quindi cercherò in tutte le maniere, insieme alla squadra, al pubblico, alla proprietà, alla società, a tutti voi, cercheremo di portare un ulteriore mattoncino per far sì che questa casa diventi sempre più bella. Che cornice di pubblico ti aspetti? Se lo sarà
bello spettacolo. Purtroppo dalla panchina non la vedrò e mi dispiace, perché è uno di quegli avvenimenti che per noi, insomma, corona anche una stagione di un certo tipo, di un certo rilievo. Cercherò di far parte di quello spicchio di gruppo assatanato che spingerà la squadra finché vinca. Un'ultima battuta sui tifosi che ti hanno dato tanto affetto per le 150 gare di Neroverdi, insomma, so che te devi ringraziare. Li ringrazio tutti, perché per me è una sorta di grande soddisfazione, di grande orgoglio, di grande dedizione a una causa, e quindi ringrazio chi mi ha dato la possibilità di farle queste panchine, quindi innanzitutto una società, e obiettivamente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato con me a una grandissima cavalcata di questi 2 anni soprattutto. Sicuramente sarà una bella partita tra due grandi squadre, e loro comunque è una squadra molto, molto fisica, molto forte, e quindi cercheremo di fare il nostro solito gioco, palla a terra, e quindi facendo una grande partita a livello di gioco. Sicuramente non la metteremo sull'aspetto fisico, ci sarà un grande pubblico, speriamo che di farli contenti con una vittoria che ci servirà per il nostro cammino e anche per essere posizionati meglio in classifica. Tra l'altro mi pare che anche se il Fano è andato in vantaggio, abbiamo dimostrato che il gruppo esiste, che i raga, come vi chiama il mister, ci sono, e quindi abbiamo tutti gli obiettivi davanti. Sì, sì, no, assolutamente, siamo una grande squadra, l'abbiamo cioè, dimostrato, se siamo davanti alla Reggiana e davanti al Padova, perché comunque lo scontro diretto è a favore nostro, perché c'è un grande gruppo che, nonostante siamo in svantaggio, riusciamo comunque a esprimere le nostre qualità attraverso il gioco, attraverso il sacrificio di ognuno di noi che fa la corsa in più anche per il compagno. Per finire, cosa ti aspetti dal grande pubblico sabato? Sicuramente speriamo che ci dia, come sempre, una mano, una grande spinta, perché ci vorrà anche quello per battere il Padova. 28. Stefano Della Flora, candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Fontana Fredda, ha avuto l'imprimatur in via libera da Beppe Grillo. E allora le chiedo a Stefano, quali saranno le prime azioni se casomai sarà eletto sindaco? Buonasera a tutti, bella domanda, direttore. Dunque, io ne metterei un paio. La prima, diciamo che potrebbe essere un'iniziativa di forma, nel senso che nella scorsa legislatura chi ha avuto la possibilità di partecipare ai consigli comunali credo sia rimasto abbastanza basito da alcuni, diciamo, teatrini che si sono visti. E per rafforzare, diciamo, la vicinanza dall'amministrazione comunale, che è il primo canale con la quale lo Stato si avvicina ai cittadini, noi vorremmo far risuonare l'inno italiano prima dei consigli comunali, in modo tale da responsabilizzare prima di tutto la giunta e l'opposizione, e poi anche, insomma, i comportamenti del pubblico. Questo per quanto riguarda il merito. Poi, per quanto riguarda, diciamo, la sostanza, come ben sapete, noi vorremmo rimettere il cittadino in una posizione di scelta, quindi ritengo che almeno cominciare a analizzare il bilancio, trovare uno spazio finanziario e mettere in discussione questo spazio finanziario direttamente ai cittadini, in modo tale che la prima operazione che facciamo gliela facciamo scegliere ai cittadini. Se posso dire la mia, visto che oltre a essere forse, speriamo, un sindaco, sono prima di tutto un cittadino, se dovessi scegliere io sicuramente prenderei in mano le strade, perché Fontana Fredda è vicino al Medioevo, partendo almeno dalle, diciamo, zone limitrofe delle scuole. Sì, che ogni volta faccio via, meno male che hanno deciso di rimettere a posto, ogni volta che mi trovo al Paradiso e devo arrivare a Pordenone in via Montreale, sembra che abbia un camion, perché e le auto ci rimettono. Infatti io, col mestiere che faccio, frequento molto la strada, quindi so benissimo qual è il problema, insomma, è indecoroso. Stefano Della Flora, grazie, candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Fontana Fredda, abbiamo altre occasioni di parlare con lui, grazie ancora. Intanto andiamo a Monfalcone, perché a Monfalcone c'è stato l'incontro per quanto riguarda il porto, le dichiarazioni.
Stiamo recuperando degli spazi, 37.000 metri quadri, stiamo lavorando su alcune questioni e criticità che da anni attendevamo, se considerate che soltanto sono oltre 30 anni che si sta attendendo di buttare giù la casa del fanalista, oggi lo facciamo, recuperiamo spazi, mettiamo in sicurezza la banchina e soprattutto diamo la possibilità agli operatori di lavorare ancora di più. E poi alle mie spalle vedete ad esempio il barrieramento che è molto importante per consentire l'ingresso al porto di Monfalcone delle auto, che sono uno dei commerci più importanti che stiamo realizzando su quest'area, abbiamo atteso molto ma finalmente siamo riusciti a realizzarle. Poi ci sono altre opere che stanno andando avanti come questo piazzale dove ci troviamo e come tutti gli interventi sui raccordi ferroviari che sono la cosa più importante. Noi crediamo molto che questo sia un punto di partenza per riuscire a dare delle grandissime risposte a questa città, a questo territorio. È un porto che ha una dote importante, 1,5 milioni di metri quadrati di aree, nel 2016 abbiamo fatto quasi 5 milioni di tonnellate. Riteniamo che Monfalcone sia, in abbinamento a Trieste, un trampolino di lancio per l'economia e l'occupazione di questa regione. È logico che riteniamo molto importante che però ci sia il riconoscimento della dignità di questa città che vuole esserci nei momenti e nei luoghi dove si decide dello sviluppo dei traffici, dei mercati e degli investimenti. Allora, il presidente invece della Regione Veneto Zaia ha inaugurato quest'oggi la ciclopista Porte Grandi Caposile. Sono altri 5,5 chilometri di pista ciclabile, di Greenway, ma è anche la volontà di dire che si inserisce in un progetto generale di 550 chilometri ovviamente di questo Green Tour che vogliamo fare ed è in fase di realizzazione. Questo è il risultato, come vedete. Degli 850.000 euro del costo totale, la Regione ha messo 710.000 euro. C'è un grande progetto, innanzitutto il completamento della Treviso Ostiglia che è già realtà. Da qui la possibilità di entrare nel Girasile, che è già realtà, e infine si arriverà direttamente alle città balneari. C'è da dire che oltre a questo progetto Green Tour del Veneto c'è anche un altro progetto che si chiama Vento, è fatto in collaborazione con la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e il Veneto. Sono 690 km di pista ciclabile e costerà circa 129 milioni di euro. C'è anche il governo su questa partita con il ministro Franceschini e qui ovviamente ci sarà la costruzione di una pista ciclabile che seguirà tutto il Po, dalle sorgenti alla foce. Andiamo in Veneto, l'ospite, grazie. Compagnia di Fabiano Barbizan, ben ritrovato ovviamente, cambiamo argomento e parliamo delle esportazioni delle carni perché il trend è positivo per il 2017, ma c'è da capire come intercettare anche le sfide del futuro. Da dove bisogna ripartire, Barbizan? Beh, intanto bisogna avere il prodotto, perché creare l'esportazione guaia che poi venga a mancare il prodotto. Allora sì, dobbiamo essere consapevoli che appunto da noi i vitelli non ci sono, dobbiamo comperarli, dobbiamo allevarli bene, dobbiamo avere la possibilità di dire la verità su come sono fatte queste carni, e parliamo di carni bovine. Viceversa, quello che sta attirando anche molto è l'esportazione, soprattutto verso l'Asia, dei prodotti dei suini, salumi, prosciutti e quant'altro, e anche lì vengono qua per la ottima qualità, diciamo, del prodotto. Ecco, sappiamo che nel mondo ci sono altre realtà che lavorano il maiale, però l'Italia ha la sua caratteristica, tra l'altro il Veneto, la pianura padana ha la sua caratteristica nel appunto fare prosciutto e anche qua dobbiamo aumentare anche qua le produzioni, quindi la scommessa è sempre quella, lavorare bene, lavorare seriamente, marchiare quello che si fa, in qualche modo renderlo riconoscibile, e poi dobbiamo anche stare attenti perché tutto quello che è diciamo l'estero, soprattutto nei paesi fuori dalla Europa, i marchi sono tranquillamente copiabili e possono tranquillamente copiarli. Beh, dopodiché intervengono appunto altri rapporti politici per far sì che non ci siano
diciamo sì, scappatoie. Certo. Adesso però noi abbiamo la scommessa per il bovino, appunto che siamo in flessione, nell'andare a produrre, diciamo, un qualcosa di buono. Bene. Ecco, bene. Come associazione, termino subito, stiamo mettendo in atto un contratto a termine, un contratto per garantire verso, diciamo, il produttore che ci sia la possibilità di avere un prezzo garantito, un prezzo che lo faccia vivere e quindi invogliarlo a ristrutturare l'azienda. Grazie Barbisan, linea subito a Pordenone. Allora andiamo a Udine, perché abbiamo parlato di carne, ma parliamo anche di siccità, perché veramente siamo ai minimi termini. Pensate che il lago di Sauris, che è un bellissimo lago, Sauris, si sta riducendo in maniera esponenziale. I torrenti stessi, del resto non c'è stata quella nevicata e oggi non abbiamo più neve che deve sciogliersi. Oggi attendiamo la pioggia. Udine. Ci qua dunque con il nostro ospite, come giustamente detto, situazione critica, è così, dottor Canali? Sì, da ottobre ad oggi c'è un deficit pluviometrico di circa il 45% in zona montana, ci mancano cioè 450 mm su 1000. Il secco si è concentrato soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio e quindi questo si traduce in una mancanza del manto nevoso in quota, c'è circa il meno 70% di neve accumulata. E quindi la preoccupazione più che nel contesto di questi giorni è verso la stagione estiva, in cui potremmo avere una scarsità molto significativa sia dei deflussi superficiali dei fiumi che delle falde freatiche, che all'attualità già presentano 2 metri di profondità maggiore rispetto alla media nella zona del Medio Friuli tra Codroipo e Palmanova. Una zona tra l'altro ricca d'acqua, ricordiamo, perché lì insomma sono falde sempre produttive, no? Sì, ovviamente le falde hanno una risposta temporale di qualche mese rispetto alle precipitazioni, però negli anni abbiamo delle variazioni notevoli. Ricordiamoci che nel 2014 mezza Codroipo aveva le cantine allagate, adesso invece l'acqua è quasi 2-3 metri più profonda di quel periodo. Insomma, scatterà, se non ci sono novità da parte di Giove Pluvio, scatterà probabilmente la prossima estate la razionalizzazione, no? Cioè la razione ridotta per quanto riguarda l'irrigazione dei campi. E se pioverà come nelle medie saremo già scarsi, bisognerà vedere quali saranno le temperature del regime estivo e ovviamente se mancherà qualcosa rispetto alle necessità di tutti, bisognerà fare delle scelte per stringere la cinghia un po' dappertutto. Perfetto, grazie al direttore del Consorzio Bonifica Pianura Friulana. La linea torna immediatamente a Pordenone al direttore. Allora, che novità abbiamo? Purtroppo ancora notizie non belle. Direttore, proprio un'ultimissima ci appena arrivata. Allora, ci sono due notizie. A Villesse c'è stato il decesso in strada di un uomo, carabinieri sul posto, è venuto attorno alle 14.40, ma alle 18.30 si è verificato un gravissimo incidente a San Giovanni di Casarsa. È stato coinvolto Maurizio Pauletto, uomo classe 61 del posto, che a bordo del suo quad, si tratta di un quadriciclo fuoristrada, è andato per causa al vaglio della polizia locale ad impattare con il muretto di un'abitazione, probabilmente a causa di un malore, è stato sbalzato proprio dalla sella di questo quadriciclo ed è appunto caduto al suolo, trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. Bene, San Giovanni di Casarsa ha trasportato a Udine questa qua e non si sa come sia capitato ancora. Probabilmente a causa di un malore, ha fatto tutto da solo. San Giovanni di Casarsa. San Giovanni di Casarsa, mentre a Villesse purtroppo deceduto in strada. Mamma mia. Un malore sicuramente. Brutte notizie. Allora, andiamo in Veneto, perché il turismo è una industria per l'Italia, no? È un'industria insomma che fa aumentare il PIL, il prodotto interno lordo. Prego. Sì, esatto, parliamo con Luca Zan. Vabbè, Marco De Villesse. Turismo, perché trasferendoci in quel di Bibione c'è questa passeggiata dell'Alto Adriatico che non ha eguali in Italia, che caratterizzerà la località, ma anche la costa veneta. Insomma, un qualcosa di innovativo non solo per il turista, ma anche poi per il pendolare. Sì, senza dubbio, andremo il 29 di aprile a inaugurare il tratto di pista ciclabile che andrà a ultimare probabilmente la pista
ciclabile più lunga, ciclopedonale più lunga dell'Alto Adriatico, perché con i 10 km si riesce ad andare dalla zona Punta Faro fino a Bibione Pineda. Credo che questa, questo investimento e questa nuova opera possa portare quella qualità necessaria che negli anni abbiamo visto crescere e fatto a Bibione. Senta Marchesan, il tema proprio delle passeggiate lungomare ma anche delle piste ciclabili è un po' quanto chiede il turista del Nord Europa. In questo senso, insomma, in tante località stanno cercando di insistere, no? Forse anche questa è una chiave di lettura importante per il futuro. Sì, credo che proprio che abbiamo capito, forse anche tardi, ma proprio abbiamo capito che quella è la strada che dovremo percorrere anche nei prossimi anni per gli investimenti nel nostro territorio, vale per Bibione, vale per tutto l'Alto Adriatico, come ha detto poc'anzi. Credo che attraverso le piste ciclabili, attraverso le passeggiate all'interno di una località turistica, uno venga oltre a riposarsi, a trascorrere le proprie vacanze, anche a immergersi in mezzo a un ambiente veramente qualificante. L'importante è insomma anche accontentare il turista in questo senso, no? Senza dubbio, perché oggi dobbiamo sempre dare più risposte al turista, perché è quello che oggi ci premia, insomma, ecco. Assolutamente, anche poi il termometro della situazione, se va bene oppure se va male. Grazie a Luca Marchesan, linea a Pordenone, al direttore. Andiamo a Udine, vediamo se c'è l'ospite. Sì, c'è, grazie. Sì, eccoci dunque con il nostro secondo ospite per parlare di credito e banche. Si sono allargate le maglie, De Marchi? Ma la BCE ha dato 62 milioni di euro per fare queste attività. E è chiaro che questi soldi sono destinati per incentivare l'economia reale. Sta poi a vedere se le banche li daranno veramente all'economia. Le banche finanziano l'economia quando vedono una prospettiva positiva, e quindi se questi segnali non arriveranno, le banche probabilmente non finanzieranno come in passato l'economia con questi soldi. Senta, sembra quasi un gioco di parole, no? Perché qui è un cane che si morde la coda, no? Certo, purtroppo però le banche sono dei soggetti privati e devono dare i denari in prestito a coloro i quali presumono li potranno ritornare, altrimenti torniamo a quelle operazioni, come abbiamo visto in qualche banca qui vicino, che i soldi venivano dati, la banca poi è data in difficoltà, coloro i quali i soldi hanno avuti non li hanno tornati e neanche non ci pensano. Ecco, e soprattutto c'è il rischio, come ha detto lei, insomma, che non vada a buon fine nulla, no? Ma questo non è un modo per far ripartire l'economia, no? No, il problema dell'economia è un altro, non è con la finanza che riparte l'economia. L'economia riparte quando c'è una comunità che ha una prospettiva positiva davanti e quindi fa degli investimenti perché pensa di stare meglio in un contesto di investimenti che gli porteranno maggiore produttività, ricchezza e benessere. In questo momento in Italia, quantomeno nella zona del Friuli Veneto che conosciamo meglio, non c'è questa prospettiva. Quello che sta tirando oggi è l'economia che esporta, quindi le aziende che esportano sui mercati più ricchi dei nostri, più avanti dei nostri. Chi lavora sul nazionale, sull'economia nazionale, conosce una crisi profonda ormai da oltre 10 anni. Perfetto, grazie a Roberto De Marchi per il suo intervento. La linea torna a Pordenone, al direttore. Grazie a voi, buona Pasqua. Il break, le previsioni del tempo, meglio, il break pubblicitario e poi le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Rimanete con noi. Buonasera e ben ritrovati. Tempo in cambiamento nelle prossime ore sulla nostra regione. Arriva infatti un fronte moderato che porterà della nuvolosità per domani sabato, con delle piogge sparse, in genere deboli o moderate, anche intermittenti. È possibile anche nel pomeriggio di domani qualche locale temporale. Il tempo poi tenderà a migliorare in tarda serata, avremo una domenica mattina, giorno di Pasqua, con un tempo direi buono, se non prevalenza poco nuvoloso, variabile, ma nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio e verso sera, saranno probabili
dei rovesci o dei temporali sparsi dovuti all'aria fresca che arriverà in quota. Tempo variabile anche per il giorno di Pasquetta, nel Dì dell'Angelo, con variabilità appunto e possibili ancora temporali nel pomeriggio sera, sempre per un po' di instabilità presente sulla regione. Martedì mattina arriverà un altro impulso, un altro fronte freddo che porterà delle piogge sparse, poi seguiranno correnti settentrionali e probabilmente per gran parte della settimana le temperature saranno più basse rispetto ai valori attuali, ma ovviamente per questo aggiorneremo le previsioni. Buona serata a tutti. Pronto, numero di emergenza? Mi passa la questura? Attende, attende. Comando Carabinieri Tarvisio, ma dica. No, io cercavo la questura di Udine. Ho sbagliato, torna a fare il numero, va. Piange il telefono, no, perché nei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, piange il telefono, questo è la nostra copertina di oggi. Pensate che questa mattina, ne abbiamo già parlato nel corso della prima parte, una ventina almeno di telefonate tra SMS, WhatsApp, sulla pagina Facebook, insomma tantissimi telespettatori che si sono lamentati del disservizio del numero unico 112. E allora ne abbiamo, ripeto, già parlato nella prima parte con un servizio, abbiamo voluto riproporre la copertina. La satira è satira. La satira colpisce, la satira dà anche, diciamo, arriva dove la burocrazia non arriva. Allora noi ci auguriamo, in attesa di miglioramenti, perché l'abbiamo anche ribadito nel servizio, che chi sbaglia, chi non lavora, diciamo, non sbaglia mai, però ci auguriamo, insomma, visto che in questo caso si lavora sotto il pubblico, ci auguriamo, insomma, che qualcuno oli meglio il motore della macchina, perché per il momento è andato tutto bene. Attenzione però a non scherzare troppo e a tirare troppo la corda, perché quando questa si spezza i risultati poi si vedono. I carabinieri della stazione di Tarcento hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di un 47enne della zona. L'uomo è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Udine, dove dovrà scontare la pena di 2 anni, 8 mesi di reclusione ed 800 euro di multa per il reato di ricettazione. Sempre i carabinieri però della compagnia di Tarvisio, in collaborazione con la locale stazione, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di un 53enne. L'uomo è stato tratto in arresto e portato a Udine, dove dovrà scontare la pena di 2 mesi di reclusione e 100 euro di multa, anche in questo caso per ricettazione. Il comune di Udine ha approvato, anzi la giunta comunale ha approvato il bilancio, un tesoretto di 5,7 milioni di euro per finanziare nuove opere ed evitare il ricorso a un nuovo indebitamento per gli interventi già previsti a bilancio con mutuo. E questo è il dato più importante che emerge dal conto consuntivo 2016 approvato dalla giunta comunale nella seduta della scorsa settimana, è ora pronto a passare al vaglio del prossimo consiglio comunale in programma a fine mese. Aido e Valimpiadi sono scesi in campo a sostegno della Dels nell'ultima di campionato di basket di Serie A2 al Pala Benedetti di Udine. Le due associazioni hanno consegnato alle atlete la coprimaglietta che le medesime indossano sin dall'inizio gara. Oltre ai loghi di Aido e Valimpiadi, Daniele Damele e Massimo Medves, i due responsabili dei sodalizi, in accordo con Leonardo De Biase, presidente della Delsel Basket Udine, hanno ideato la scritta "Donare vita, noi viviamo per donare". La maglietta era stata in precedenza consegnata alla presidente regionale dell'Aido, Fiorella Bernabei, e a quello provinciale, Salvatore Saccoia, e alla dirigente nazionale, Daniela Mucignat. E adesso andiamo allo Stadio Friuli, vigilia di Pasqua, l'Udinese scende a Napoli in attesa di fare punti, ma soprattutto sperimentare il servizio di Eddie Pertoldi.
Non sarà certamente impresa facile affrontare domani sera a San Paolo il Napoli di queste ultime settimane, ma se l'Udinese vorrà continuare la mini striscia di risultati positivi faticosamente conquistata grazie alle affermazioni di queste ultime gare, dovrà scendere in campo conscia delle proprie potenzialità e giocarsela fino all'ultimo respiro. Ovvio che la sconfitta è da mettere in preventivo contro la terza forza del campionato che al momento esprime il miglior calcio ed è reduce da prestazioni esaltanti, ma non sarebbe la prima volta se le cose andassero in maniera diversa da come si può ipotizzare. Certamente non poter disporre di Fofana, questa assenza è già stata metabolizzata dalla squadra, ma soprattutto di Samir, infortunatosi domenica scorsa, che sarà sostituito con ogni probabilità da un precario Felipe. Non si schiera un giocatore in precarie condizioni, ma sarà costretto quasi a farlo il tecnico di Aquileia, sarà indubbiamente un vantaggio per i partenopei che di regali così pesanti non ne avrebbero avuto certamente bisogno. Vediamo quella che è la rosa che avrà a disposizione del Neri domani sera a Napoli: portieri Carnezzi, Sperisan, Scuffetti, difensori Adnan, Angella, Danilo, Felipe, Gabriel Silva, Erto Widmer, centrocampisti Badu, Balic, De Paul, Lucas Evangelista, Alfredson, Jankto e Kums, e davanti Evandro, Matos, Perisa, Terò e Zapata. Purtuttavia, nonostante le difficoltà, il tecnico di Aquileia è moderatamente fiducioso, non tanto sul risultato quanto sulla prestazione dei suoi ragazzi, di cui è certo. Ma andiamo ad ascoltare le sue parole. Una squadra creata per poter esprimere un certo tipo di calcio in grande velocità, quindi citando lui può citare Caleon, può citare Martens, può citare Amsi, può citare Jorginho, può citare dei giocatori che hanno grande qualità tecniche, di grande Milik, Bustafoi, quindi diciamo che hanno giocatori sotto il profilo tecnico invidiabili, nel senso che in Italia ce ne sono pochi che esprimono un calcio di così alta velocità. Quando stanno bene esprimono un calcio veramente di grande qualità, però insomma contiamo di andare giù e fare la nostra partita con i nostri limiti, se ci sono, però mettendo sul campo grande energia e credendo di far partita, e come dico sempre, la partenza è sempre 0-0 e 11 contro 11 siamo. Perché il senso è proprio uscire lì, e non è vero che non abbiamo niente da perdere, sono punti in palio e ogni partita che si perdono punti, e noi andiamo là cercando di fare dei punti, di fare la nostra partita onesta con grande intensità se possibile fin quando riusciamo a mantenerla, cercando di fare anche quello che sappiamo fare, non solamente interrompere quello che gli altri sanno fare. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 552444. Ci andiamo a chiudere la pagina informativa di questo venerdì pre-pasquale con Claudia Gallanda. Parliamo di verde, ma visto che siamo sotto Pasqua, Gallanda, un consiglio magari per coloro che lunedì di Pasqua, dunque a Pasquetta, usufruiscono del giorno festivo per la classica scampagnata, la gita fuori porta. Intanto, faccio gli auguri a tutti, ecco. E comunque il mio consiglio è di, come faccio anch'io quando spesso vado al mare, che io vado in un'isola col gommone, mi riporto a casa le mie immondizie. Lei dice che sia chiaro, ma non è proprio così, perché tante volte si va nei campi, si va nei prati e si trova di tutto di più dopo, no? Quindi un po' di civiltà, diciamo, non guasta. E approfitto per dire un'altra cosa, mi richiamo proprio al fatto di lasciare come si trova, diciamo, le stesse cose nello stesso modo in cui si trovano, e per approfittare per parlare un attimo anche dei parchi di Udine, perché vediamo che a volte sono molto sporchi, cioè sono lasciati dai fruitori, che siano essi italiani o profughi, diciamo, in condizioni pietose. Allora anche lì forse molti non sanno che ci sono delle cooperative che sono, diciamo, atte a pulire i parchi, e ci sono anche questi progetti per i profughi, per pulire quant'altro, strade. Adesso non so se lei ha visto. Sta funzionando questa cosa oppure è soltanto uno spot
elettorale, io sottolineo. Ma guardi, questa l'idea in se stessa è giusta, però il problema è dopo vedere come la si applica. Diciamoci la verità, guardi Gallando, anche se siamo sotto Pasqua, io non è che sono buono e non sono l'agnellino che vedete nella foto con Berlusconi, insomma, no? Che si fa dare il ciuccio in bocca. Il discorso è molto semplice, hanno imparato subito come si lavora questi profughi, perché uno lavora e quegli altri guardano. No, infatti. Sembra la classica barzelletta quando si fa, presente quando Adamo ed Eva passano, no, dal paradiso terrestre, arrivano sulla terra, Dio lo chiama e fa: Adamo, ricordati che dovrai lavorare col sudore della tua fronte. Quell'altro si gira e fa: ah, ho già trovato un posto in ferrovia, no? Nel senso, cioè, veramente hanno imparato, cioè uno lavora e gli altri stanno a guardare, cioè bisogna fargli capire che non è la stessa cosa, nel senso che prima di arrivare a quel tipo di Italian style, tipico l'Italian style, bisogna prima però farsi un po' le ossa, no? Sì, no, infatti questo volevo dire, cioè l'idea è giusta di pagare col sudore della fronte un po' l'ospitalità, il problema è come viene applicata, perché intanto c'è il discorso dei famosi corsi, certo, che qua adesso c'è con questa giunta regionale, corsi anche, mi passi il termine, per andare a far pipì, perché sembra che siamo tutti diventati deficienti di colpo. E anche questo per i profughi, perché se io posso capire che ci sia un corso per fare determinate cose, per togliere quattro erbe da delle aiuole, insomma mi basta vedere quello che fa chi mi insegna, e questo è un punto, diciamo... Ma si dice che bisogna insegnare perché arrivano scappano da guerra, ma non sono abituati a guardare come si puliscono i fossi, insomma. Sì, però il problema qual è? Che questi fondi regionali vengono utilizzati, diciamo, un po' troppo, nel senso che mentre tu potresti usarli solo per l'assicurazione, con questi corsi chiaramente li prosciughi molto prima. Seconda cosa... Ma bandolo della matassa, no, torniamo sulla Pasquetta. Sì, insomma. No, ma aspetti un momento, finisco di dirle. Quello che dice lei è vero, che difatti mi ha chiamato una signora l'altro giorno, che di via Cividale, e mi ha detto: guarda Claudia, da ridere come lavorano, perché ognuno pulisce il suo metro. Sì, hanno 10 scope, perché comunque il progetto, certo, sono 10 persone con una persona di guardia, diciamo, e ognuno con la sua scopa pulisce il suo metro di asfalto. Italian typical, ecco. Typical Italian. Senta un po', invece parliamo di Pasquetta, cosa consiglia per concludere ai nostri amici, oltre alla classica frittata con le erbe e via dicendo? Io di passare in serenità, anche non serve andare tanto lontano, anche vicino a noi qui a Udine abbiamo belle zone, anche il Parco del Torre o il Parco del Cormor, senza andare tanto lontano, l'importante è trovarsi con una, possibilmente in armonia, perché è già difficile a volte in questo mondo essere in armonia con gli altri, e magari farsi un bel giro con qualche amico che non si vede da un po' di tempo, e non serve grandi cose, basta stare in pace per digerire. Quello che conta è quello che sia dentro. Bene, diciamo. Grazie a Claudia Gallando per il suo intervento, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, per pubblicitario e poi le ultimissime dal Veneto. Ben ritrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto. Apriamo con la clamorosa rapina andata in scena nel tardo pomeriggio di oggi in quel di Cesalto ai danni della banca Anton Veneta di via Roma. Ebbene, tre malviventi sono penetrati all'interno dell'istituto di credito facendo appunto dei buchi dall'abitazione attigua e confinante proprio con l'istituto, sorprendendo i dipendenti presenti all'interno e ovviamente prendendoli ad ostaggio. I malviventi sono riusciti a far trafugare un'ingente somma di denaro e scappando, facendo poi perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesalto, che stanno dando la caccia alla banda. Come detto, sarebbe sparita un'ingente somma di denaro, comunque nessun dipendente ha riportato gravi conseguenze fisiche dal fatto. Immediatamente dopo Pasqua, condizioni meteo permettendo, inizieranno a Sappada i lavori per la realizzazione della sistemazione spondale in destra idrografica del fiume Piave in località Palù sul tratto fluviale antistante la località Eiben. L'intervento, che sarà eseguito dal Genio Civile di Belluno, interesserà la zona alluvionale del torrente Piave di Sappada, ubicata tra Baita Pista Nera e la Briglia, posta poco a monte della confluenza con il torrente Krumbach. Gli interventi previsti, per i quali si verrà
Verrà investita la somma di 500.000 euro, fa sapere l'assessore regionale alla difesa del suolo Giampaolo Botacin, sono finalizzati alla messa in sicurezza dell'argine a presidio di possibili erosioni di sponda e a tutela del pericolo di esondazioni in condizioni di piena centenaria del fiume Piave. Tutti in pista invece a Cortina d'Ampezzo per l'ultima discesa della stagione. A Pasquetta lunedì 17 aprile la Sky Area Tofana Freccia nel cielo chiude infatti i battenti, ma prima saluta gli sciatori con una grande festa dal sapore vintage a Ravales sulla pista dei cacciatori. Tavole cosiddette classiche organizzata dalla Scuola Sci Cortina, un viaggio nel tempo, da vivere con spensieratezza. Si tratta di dimenticare, questo è l'obiettivo, per un giorno gli sci carving corti e ovviamente sciancrati, gli scarponi di ultima generazione, e tornare all'epoca dei primi sci in metallo e plastica degli anni 70, ma anche quelli degli anni 60 e anche i primi sci in legno plastificati, o perfino anche quelli degli anni precedenti, quando il legno puro e semplice dominava il mercato, ovviamente prima che sia stato prodotto rispettivamente al 1980. È un momento di prudenza da parte di chi decide di viaggiare. La situazione politica ed economica internazionale non frena la voglia di partire, ma rende il pubblico più cauto. Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, spiega che l'andamento dell'incoming previsto per Pasqua e Pasquetta a Venezia è soddisfacente. Le notti più richieste sono quelle di venerdì e sabato, ossia quella di stasera e domani. I turisti sono per lo più italiani ed europei, siamo attorno al 95% dell'occupazione, dice, negli hotel associati proprio all'Associazione Veneziana Albergatori. Stiamo in provincia di Venezia con due casi di gravi maltrattamenti ad animali. Il primo addirittura con un cane che purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle bastonate del proprio padrone. Sentiamo. Ha ucciso il suo cane con un bastone al culmine di un momento d'ira. A Salzano i carabinieri hanno denunciato un sessantenne all'autorità giudiziaria per percosse e maltrattamenti ad animali. Il quattro zampe, a seguito delle lesioni, è deceduto ed ora l'uomo dovrà rispondere del suo comportamento, su cui è al vaglio anche un'azione della magistratura. Ma non è tutto, visto che a Martellago, in un secondo episodio, i carabinieri della locale stazione hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per accedere dalla finestra al primo piano di un'abitazione del centro per salvare due cani, un dalmata ed un meticcio, segregati in appartamento in condizioni igienico-sanitarie davvero precarie. Erano chiusi nelle stanze tra escrementi ed urine senza luce. I due poveri animali erano stati rinchiusi da diverso tempo nell'appartamento vuoto di proprietà di una 38enne del posto, che solo sporadicamente si recava lì per dar loro un po' di cibo e acqua. Gli animali, evidentemente malnutriti e disidratati, sono stati messi in salvo dai militari dell'arma che, supportati dai veterinari dell'ASL di Mirano, hanno dato loro le prime cure oltre a tante carezze. I due ora si trovano in un canile a Fiesso d'Artico. E in vista del vertice tra Ministero della Salute e Regioni annunciato dal Ministro Beatrice Lorenzin sulla prospettata abolizione dei ticket sanitari, ovviamente previsto per il prossimo 19 aprile, l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto sostiene che per passare dalle parole ai fatti concreti, con decisioni realizzabili senza troppe lungaggini, si deve partire dall'abolizione del super ticket nazionale da 10 euro e di tutti quelli regionali, che peraltro il Veneto non ha mai imposto. Il problema legato invece alla presenza dei lupi è l'ennesimo esempio dell'incapacità di questa regione di gestire fauna e territorio. A lanciare l'accusa la deputata del Movimento 5 Stelle Silvia Benedetti, all'indomani della decisione di abbandonare il progetto Life Woolpubs. La presa di posizione da parte dei vari esponenti della giunta e della maggioranza, ha detto Benedetti, sono la dimostrazione di come questi signori non conoscano minimamente ciò di cui parlano. Il progetto LIFE, a contrario di quanto assunto dalla regione, nasceva proprio per risolvere quei problemi che assessori o altri esponenti sbandierano di voler risolvere in modo democratico.
demagogico, salvo poi non avere la minima idea di come farlo. Proprio con l'adesione a Life Vulpals, la Regione ha ricevuto 450.000 euro stanziati per informare a dovere la cittadinanza colpita e soprattutto intervenire con misure di prevenzione. Che fine hanno fatto quei soldi, si chiede Silvia Benedetti. Chi garantirà in assenza di questi il supporto ai privati nella prevenzione? Ed ora passiamo alle notizie del Veneto orientale. Apriamo subito la pagina trasferendoci a Teglio Veneto. Siglata una nuova convenzione tra Apindustria e la BCC di San Biagio. Una nuova convenzione per lo sviluppo delle imprese. Sentiamo il presidente mandamentale di Porto Gruaro di Apindustria Venezia, Marco Dall'Acqua. Marco Dall'Acqua, presidente di Apindustria Porto Gruaro, una giornata importante per una firma, una convenzione tra impresa e banca, l'importanza di sostenere le imprese e di collaborare con gli istituti di credito. Sì, oggi è una giornata diciamo storica per il nostro mandamento di Porto Gruaro, perché sottoscriviamo insieme all'istituto di credito che nel territorio vive e fonda le proprie radici, una convenzione che sicuramente aiuterà ad avvicinare gli imprenditori a quella che è la realtà locale della banca e farà sì che banca potrà investire sul territorio grazie al supporto per gli imprenditori che vivono il tessuto imprenditoriale, che vivono la zona specifica, e questo è sicuramente il primo passo. Ecco, in che cosa si costituisce questo accordo? L'accordo in sostanza delinea tre punti, che sono tre punti programmatici del nostro programma. Andrà a finanziare quella che è la ricerca e selezione di opportunità estere grazie a delle linee di credito mirate per le aziende che fanno parte dell'industria. Favorisce le reti di impresa come aggregazione, come finanziamento stesso delle creazioni delle reti di impresa, e andrà a finanziare anche tutte quelle attività a carattere innovativo e tecnologico, sia come nuova realizzazione mezzo startup, sia dei dipartimenti all'interno delle aziende storiche che vogliono, grazie all'innovazione, riportare in auge il proprio settore o la propria attività. Ecco, funzionerà nel territorio? Questa è una sfida, noi pensiamo che sia comunque il primo passo per poter avvicinare appunto i creditori a banca, e sicuramente funzionerà a misura in cui ci crederemo e nelle misure in cui riusciremo come Apindustria a essere rappresentativi di un territorio che ha altissime potenzialità ma oggi risulta piuttosto depresso. Pramaggiore si indaga su altre morti sospette per avvelenamento nella zona, come detto, della località portogruarese, presa di mira dal killer dei felini, entrato in azione a inizio settimana. In totale i casi di avvelenamento negli ultimi 16 mesi sarebbero 5. Al lavoro ci sono i carabinieri della locale stazione. Anche il Comune di Caorle ha firmato il protocollo d'intesa tra forze dell'ordine, comuni del litorale veneziano ed associazioni di categoria, volto a garantire maggior sicurezza nel territorio e a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità. Per quanto riguarda la sicurezza, i gestori di discariche e locali di pubblico intrattenimento si impegnano ad esempio a valutare l'installazione di apparati di videosorveglianza o di apparecchi metal detector, a segnalare anche tempestivamente possibili situazioni di illegalità e di pericolo, ad affidare i controlli nei propri locali e personale autorizzato ed adeguatamente formato, a far sì che ovviamente venga frequentato da almeno un addetto alla sorveglianza un corso di formazione di primo intervento sanitario. Gli operatori sono stati invitati anche a favorire e sostenere campagne informative e di sensibilizzazione verso collaboratori e clientela contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Per quanto riguarda invece la lotta alla contraffazione, le forze dell'ordine hanno sottolineato il fatto che la vendita e l'acquisto di un prodotto falso è un reato vero e proprio, con multe che va dai 100 ai 700 euro, ed hanno annunciato l'avvio di una campagna informativa. Restiamo sempre a Caorle, disdette e rinunce al mare per notizie che non sarebbero vere sulle condizioni meteorologiche, e scoppia l'ennesimo caso sul litorale, presa di posizione anche da parte di Marco Michielli, presidente di Confturismo, che si dice indignato. Non è la prima volta che accade. Invece Massimo Zanon, presidente regionale di Confcommercio, invita i turisti ad informarsi bene sulle previsioni del tempo e comunque consiglia di partire ugualmente
totalmente senza indugi, un po' come avveniva insomma un tempo quando non c'erano gli smartphone e i telefonini e se era giorno di vacanza e si doveva andare al mare, si partiva lo stesso senza pensare al bel tempo o al cattivo tempo. Ecco, l'indicazione di Massimo Zanon è proprio questa, insomma, se si deve partire si parta senza indugiare. Polizia locale nel Portogarese scatta una nuova mappa dei controlli sul territorio. Sentiamo i particolari nel servizio di Rosario Padovano. Thomas Poles, il nuovo comandante della Polizia locale dell'Unione dei Comuni di Portogruaro, Concordia, Cinto e Gruaro, ha dato nuove disposizioni sui posti di controllo per gli agenti. Tenendo conto delle segnalazioni dell'ultimo mese e mezzo, cioè da quando lui è al comando, il responsabile della Polizia cittadina ha disposto controlli alle auto e ai camion in transito anche nei centri storici, fatto inusuale sia per Portogruaro che per Concordia. In più, praticamente ogni giorno, almeno una pattuglia vigilerà sulle auto in transito nei punti dove gli automobilisti infrangono di più i limiti di velocità. Tra i buchi neri della viabilità a Portogruaro c'è anche Borgo San Giovanni. Con sorpresa, in questi giorni sono stati organizzati posti di controllo anche di fronte alla chiesa. È la prima volta che accade. Il limite di velocità è di 10 km all'ora in prossimità della porta di San Giovanni, ma molti transitano a velocità più elevate. La mappa dei controlli comprende anche la strada provinciale per Caorle a Cavanella di Concordia, Pradi Pozzo sulla Postumia e Lugugnana sulla Jesolana. Nel mirino anche le strade di Gruaro. I tratti a rischio multe sono quello che collega Giai al centro e quello che va dalla rotatoria di via Sant'Angelo a Bagnara. Liberata invece dalla polizia locale a San Donà una carovana di roulotte da via Meucci nella zona industriale al confine con Noventa di Piave. Lo sgombero, cui hanno partecipato due pattuglie, è durato circa 3 ore, a cominciare dalle 10 del mattino e ha riguardato 6 roulotte. L'intervento della polizia locale è scattato a seguito della segnalazione da parte di titolari di attività produttive della zona. I veicoli sono risultati in regola sia dal punto di vista della proprietà che per il rispetto delle norme assicurative. Siamo intervenuti come sempre avviene quando riceviamo una segnalazione, ha detto il comandante della polizia locale Marino Finotto. Questi sgomberi comunque non sono mai semplici, richiedono molto tempo e spesso l'impiego di molti uomini. Fossalta di Portogruaro, si sta effettuando in questi giorni un importante lavoro di ripristino ambientale nel bosco di Alvisopoli. Sul progetto sono stati acquisiti il parere tecnico favorevole del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, la presa d'atto favorevole della Regione, l'autorizzazione paesaggistica. Il parco bosco è sottoposto infatti a vincolo monumentale paesaggistico ed è inserito nel SIC Fiume Reghene, Lemene, Canale Teglio e Rogge limitrofe. Il parco è caratterizzato anche dalla presenza di corsi d'acqua e di un laghetto all'interno dell'area boscata. Nel corso del tempo è emersa la necessità di interventi selvicolturali e di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e del laghetto. In primo luogo si sta provvedendo ad eliminare alberi morti, in particolare carpini bianchi colpiti da cancro corticale, anche al fine di rendere più sicuri i percorsi interni al bosco, ha detto il sindaco Natale Sidran. In secondo luogo, dice ancora il primo cittadino, si sta rimuovendo la maggior parte del materiale legnoso presente nel laghetto e negli altri corsi d'acqua. In tal modo, oltre che migliorare l'aspetto paesaggistico, si impedisce l'interramento e si favorisce, al contrario, il naturale deflusso delle acque. In terzo luogo, si sta procedendo alla rimozione del materiale limoso sedimentato lungo il corso dei canali e sul fondo del laghetto. Tali operazioni ripristineranno la profondità originaria di parte dei corpi idrici senza comportare l'apporto di materiale all'esterno del cantiere. Ed ora un'ultima notizia di servizio. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate possono telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434 55 24 44. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, linea che passa subito alle previsioni del tempo e poi ovviamente ancora con la programmazione della nostra emittente televisiva. A voi tutti ovviamente un buon proseguimento, arrivederci. Sabato,
crescente instabilità, con parecchi addensamenti nuvolosi alternati a qualche schiarita. Precipitazioni. Probabilità nel complesso da medio-alta 50-75%, a temporaneamente alta 75-100% per alcune fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale. Limite delle nevicate in abbassamento soprattutto dal pomeriggio fino ai 1800-2100 metri circa dalla serata. Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale. Per le massime prevarrà un calo. Venti. In quota da deboli nord-occidentali a moderati settentrionali. Localmente anche tesi alla sera. Nelle valli deboli di direzione variabile. In pianura per lo più dai quadranti nord-orientali. A tratti deboli e a tratti moderati, specie sulla costa. Mare poco mosso, a tratti anche quasi calmo, specie sotto costa